Cari telespettatori di Milano e Trono TV, benvenuto a questo nuovo appuntamento dedicato al fisco e alla famiglia. Questa settimana voglio affrontare l'argomento di cui si sta molto parlando in questi giorni, e c'è cioè il famoso decreto legge 193 del 2016, che concretamente riguarda tutte le novità che poi saranno comprese nella legge di stabilità e che entreranno in vigore dal 2017. C'è in pratica tutti quegli argomenti fiscali, tributari, ma anche in termini di agevolazioni economiche, che riguardano sia le famiglie ma anche tutti gli artigiani e commercianti, ma questo naturalmente soltanto con decorrenza del 2017, perché la legge di stabilità dovrà essere approvata entro il 31 dicembre di quest'anno. In particolare, come sapete benissimo, perché se ne sta molto parlando in questi giorni, se ne stanno occupando molti mass media, sia televisivi ma anche cartacei, riguarda il decreto legge 193 del 2016, che, come sapete benissimo, ha contemplato l'abrogazione del famoso organo di riscossione, cioè di Equitalia, ma questo soltanto a partire dal 1° luglio del 2017, quando entrerà a regime il nuovo sistema di riscossione dei tributi italiani, e quindi già si sta parlando di un ramo dell'Agenzia delle Entrate che appunto prenderà il nome di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Quindi fino al 30 di giugno del 2017 ci sarà ancora Equitalia per quanto riguarda la riscossione di tutte le tasse dei contribuenti italiani, sia persone fisiche ma anche titolari di partita IVA. Dal 1° luglio del 2017 ci sarà questo nuovo organismo che comprenderà tutto il sistema di riscossione attualmente che è nelle mani di Equitalia. L'altro argomento molto importante che è contemplato sempre nel decreto legge 193 del 2017, ci sono particolari articoli che riguardano tante altre agevolazioni, magari ne parleremo nelle prossime settimane, perché ancora c'è la fase di emendamenti da parte dei parlamentari, quindi ci potrebbe essere, anzi ci sarà sicuramente un'evoluzione di questo decreto legge fino a quando sarà varata la legge di stabilità del 2017. Ma la cosa che ritengo più importante per tutti i cittadini italiani che sono alle prese con le cartelle Equitalia, quindi hanno difficoltà economiche, non possono pagare, c'è la definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Cosa significa? In questo decreto legge è stato previsto che chi ha delle cartelle che sono state emesse, sono state iscritte a ruolo dal 1° di gennaio del 2000, e in una prima parte si diceva soltanto che potevano rientrare solo dalle cartelle fino emesse da Equitalia fino al 31 di dicembre del 2015, ma adesso con un nuovo emendamento sono state comprese anche le cartelle emesse nel 2016. Tutti questi contribuenti, sia persone fisiche ma anche titolari di partita IVA, che si trovano alle prese con le cartelle Equitalia, potranno definire, quindi una sorta di condono, queste cartelle Equitalia. Questa definizione consiste nel fatto di non pagare sia gli interessi che le sanzioni, però discorso a parte per le multe del codice della strada, perché in questi casi si dovrà pagare soltanto la multa originale che era stata notificata dagli organi di polizia, però si dovranno pagare anche le sanzioni. Quindi, per quanto riguarda il codice della strada, la definizione agevolata è soltanto per quanto riguarda gli interessi di mora che sono stati messi in campo da Equitalia. Per tutte le altre tasse, quindi parliamo di IRPEF, di dichiarazione dei redditi, tasse comunali, parliamo di IVA, parliamo di IRPEG, quindi le tasse delle società, potranno essere pagate soltanto il capitale che è stato, cioè il debito originario della tassa che non è stata pagata, quindi si potrà non pagare la sanzione e gli interessi. L'unica cosa che fino a questo momento si dovrà pagare sono gli agi, cioè i diritti che fanno capo a Equitalia, che ancora purtroppo è in vigore. Per quanto riguarda la rateizzazione, ancora siamo nella fase di discussione, ci sono tanti emendamenti da parte dei parlamentari. Fino a questo momento le rate dovrebbero essere 5, e adesso vediamo anche quali sono le scadenze e le modalità per aderire a questa definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Per quanto riguarda le rate, abbiamo detto che sono 5. La prima dovrà essere pagata, per quanto riguarda la definizione agevolata di queste cartelle, dovrà essere saldata entro il luglio e il 31 luglio del 2017, quindi c'è ampio margine per poter recuperare
le somme necessarie per pagare la prima rata. La seconda rata dovrà essere pagata entro il 30 di settembre del 2017. La terza rata dovrà essere pagata entro novembre del 2017. La quarta rata dovrà essere pagata entro il 30 di aprile del 2018, quindi c'è ampio margine. L'ultima rata, la quinta rata di questa definizione aggiornata delle cartelle, chiamata anche condono, dovrà essere saldata, dovrà essere pagata, quindi la definizione finale di questa sanatoria delle cartelle Equitalia dovrà essere saldata entro il 30 di settembre del 2018. La cosa però particolare è che comunque, a prescindere dagli importi di queste 5 rate, il 70% comunque della sanatoria di questa definizione delle cartelle Equitalia dovrà essere pagata entro la fine del 2017. Quindi questa è una condizione importante. Per quanto riguarda la modalità, quindi per aderire a questa definizione, l'Agenzia delle Entrate ha già pubblicato nel proprio sito, ma soprattutto la trovate nel sito di Equitalia, c'è un modulo da poter scaricare, quindi da poter stampare, e deve essere presentato in un qualsiasi sportello Equitalia, o può essere mandata, dopo essere stata sottoscritta in maniera digitale, anche alla PEC, alla posta elettronica certificato di Equitalia, quindi dell'agente di riscossione che attualmente è in vigore. Cosa succederà appena Equitalia riceve questa istanza di definizione delle cartelle esattoriali? Innanzitutto, nella domanda c'è soltanto la volontà del contribuente di aderire a questa sanatoria, questa definizione agevolata delle cartelle, quindi non è necessario in queste fasi fare una ricognizione del debito, perché sarà direttamente Equitalia a fare questo lavoro per noi contribuenti che vogliamo aderire a questa sanatoria. Quindi c'è soltanto questa volontà di aderire e dobbiamo anche sottoscrivere la dichiarazione in cui ci obblighiamo naturalmente a saldare queste famose 5 rate del debito delle cartelle, togliendo le sanzioni e gli interessi. Per quanto riguarda anche la sottoscrizione, con la sottoscrizione di questo modulo di adesione, questa volontà che bisogna esprimere ad Equitalia per aderire a questo condono, c'è anche il fatto che bisogna rinunciare a tutte le controversie, a tutte le liti in corso. Quindi chi ha una cartella che è stata comunque già apposta davanti alle commissioni tributarie, quindi c'è una lite in corso, con questa dichiarazione rinuncia alla lite in corso, quindi c'è l'espressione diretta della volontà di rinunciare alla lite in corso. Poi sarà naturalmente Equitalia a mandare l'importo entro, dovrebbe essere attualmente, a meno che non ci siano altri emendamenti che verranno approvati, dovrebbe essere entro il 31 marzo del 2017, che è il termine ultimo entro cui fare domanda. Poi successivamente Equitalia viene notifica al domicilio del contribuente i termini entro cui fare i versamenti e naturalmente anche gli importi, decurtati le sanzioni e gli interessi. Questo è una parte del decreto 193 del 2016, quindi la parte più importante. Magari nelle prossime puntate vi aggiorneremo, perché sicuramente siamo in una fase transitoria, quindi visto che ci sono gli emendamenti che sono ancora all'esame della Camera, quindi vi aggiorneremo nelle successive puntate, perché il decreto definitivo, la famosa legge di stabilità, dovrà essere approvata, come dicevo in apertura, entro il 31 di dicembre del 2016, perché questa legge di stabilità è, quindi questa definizione delle cartelle esattoriali entrerà in vigore dal 2017. Un'altra cosa di cui si sta discutendo, che è prevista precisamente l'articolo 7 del decreto 193 del 2016, quindi parliamo dello stesso decreto che prevede l'abolizione di Equitalia e prevede anche la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, è una nuova rimodulazione dei prelievi bancomat. Come sapete, attualmente, almeno per il 2016, è previsto che non possono essere fatti prelevamenti in contanti dal proprio bancomat o direttamente allo sportello bancario sul proprio conto corrente per una somma superiore a 3.000 euro. Con questa nuova, se passa quindi questo articolo 7 che è stato previsto, questo emendamento alla legge 193, questo decreto legge 193 del 2016, viene rimodulato tutto il sistema di prelievi bancomat, sia per quanto riguarda direttamente dai postmat, dai bancomat degli sportelli di studio di credito, ma anche direttamente il prelievo bancario presso lo sportello all'interno dell'istituto di credito. Quindi, con queste nuove disposizioni, se entrano in vigore, ci sarà un limite di 1.000 euro al giorno come prelievo massimo da poter
effettuare e un limite mensile di 5.000 euro. Cosa accade se viene fatto un prelievo superiore a questi importi che abbiamo già abbiamo parlato? Il problema è che potrebbe essere a vaglio questa situazione degli ispettori delle agenzie delle entrate. Quindi, nel caso in cui facciamo un prelievo superiore a 1.000 euro al giorno o comunque superiore a 5.000 euro mensili, potrebbe arrivare l'ispettore dell'Agenzia delle Entrate a casa nostra e chiedere giustificazioni come sono stati spesi questi soldi. Quindi è sempre opportuno conservare fatture ricevute perché potrebbero essere le uniche pezze d'appoggio per giustificare questa uscita. Questo prelevamento superiore ai limiti stabiliti dalla legge, e quindi dobbiamo sempre comunque dare giustificazione. E nel caso in cui non riusciamo a giustificare questo prelievo oltre i limiti stabiliti dal decreto legge 193 del 2016, ci potranno essere delle sanzioni che ancora ovviamente non sono state fissate, ma sicuramente verranno tassate come reddito imponibile. Quindi questo ulteriore prelevamento fatto in eccesso ai limiti stabiliti dalla legge potrebbe essere sia sanzionato che tassato come reddito imponibile. Comunque ancora siamo in una fase di discussione alle Camere, è già previsto questo emendamento all'articolo 7 della legge 193 del 2016, vediamo se verrà confermato in sede di legge di stabilità, ma comunque bisogna sempre stare attenti. Il consiglio che possiamo dare a tutti i contribuenti è quello sempre di in qualsiasi momento dopo aver fatto dei prelevamenti di un certo importo e comunque consistenti dal proprio conto corrente, sempre bisogna conservare tutte le pezze che possono giustificare questo prelevamento, quindi se sono spese mediche le fatture del dentista, se sono spese sanitarie gli scontri della farmacia e comunque tutte le pezze d'appoggio, tutte ricevute e fatture fiscali che possono comunque giustificare questa uscita. Vi terremo aggiornati nelle prossime puntate perché sicuramente è tutta una materia fiscale tributaria in evoluzione perché che culminerà entro la fine anno con l'approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2017. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata, grazie mille e arrivederci.